Il 3 novembre del 1957, esattamente 63 anni fa, moriva Giuseppe Di Vittorio, grande sindacalista, e di questo evento e di Giuseppe Di Vittorio parliamo con Dario Missaglia, che oggi è presidente dell'associazione professionale Proteo Fare Sapere, ma che per lungo tempo è stato anche responsabile del settore education della Fondazione Giuseppe Di Vittorio. Senti Dario, Giuseppe Di Vittorio muore 63 anni fa in circostanze un po' drammatiche. Sì, Come mai? muore colto da un attacco di cuore proprio nel corso di uno dei tanti comizi che lui faceva, perché era un amante del rapporto diretto con le persone e quindi in quei tempi poi insomma non avevi molti altri strumenti a disposizione, quindi questo bisogno del linguaggio e empatico con le persone lo portava a fare anche, diciamo così, tour de force notevoli. E probabilmente questo ha influito anche sulle sue condizioni di salute, e lui è colpito da un attacco di cuore proprio al termine di un comizio a Lecco, e questo determinerà la sua scomparsa. Come sai, figura non solitaria da questo punto di vista nella storia delle testimonianze politiche di alto prestigio, e quando la politica diventa una passione della vita, talvolta comporta anche queste conseguenze. Personaggio straordinario, tu hai ricordato, sì, io sono stato nella Fondazione Di Vittorio dal 2004 al 2018, sostanzialmente prima di essere chiamato a presiedere l'associazione Proteo, e la Fondazione Giuseppe Di Vittorio è ancora adesso il centro studi della CGIL, dedicato a Di Vittorio proprio perché è stata il primo dirigente sindacale in un'epoca molto lontana, siamo alla fine degli anni 50, a pensare che la cultura e il sapere dovessero essere un patrimonio del movimento operaio. Ecco, senti Dario, c'è un episodio un po' diciamo, particolare proprio nella vita di Vittorio che testimonia questa sua passione, questo grande amore per la cultura e per la scuola. Di cosa si tratta? Ce lo vuoi Sì, raccontare? lui ha un incontro, come sempre in queste cose ci sono delle spiegazioni, non sono mai episodi misteriosi. Riesce a fare fino alla terza elementare, dico riesce perché poi deve lavorare come era in quei tempi nei campi per aiutare la famiglia a vivere e quindi deve smettere di andare a scuola, ma l'incontro con il suo maestro sarà fondamentale perché questo maestro riesce in quei 3 anni a comunicargli proprio che cosa poteva significare accedere a questo mondo della parola e dello scritto, del sapere, del conoscere. E questo colpì tantissimo Di Vittorio, proprio è rimasta una sua costante nel corso della vita. Lui ha sempre pensato proprio al sapere come valore in sé, a prescindere dagli effetti sulla occupazione lavorativa, sul prestigio, sulla propria affermazione, ma proprio come conquista. Lui lo scrive, lo dice apertamente, perché poi, mentre sarà all'estero in Svizzera durante il fascismo, come rifugiato politico, dedicherà tantissime ore allo studio, delle lingue, allo studio della cultura giuridica, amministrativa, storica. E lui dice che è proprio emozionato da questo mondo sconosciuto che si è aperto di fronte a lui e che per nessuna ragione al mondo al quale vorrebbe rinunciare. E porta con sé questo desiderio, al punto tale che appunto nei primi anni, dopo aver lasciato la scuola elementare, però con questo bisogno di continuare a studiare, un giorno mentre tornava verso casa, in una bancarella che vendeva cose usate, c'è anche un vocabolario. Di Vittorio lo sfoglia e rimane colpito da questo fatto che lì vi fossero tutte le parole con la spiegazione del loro significato. E quindi lo vuole acquistare, ma ovviamente non ha soldi, ha ben poco, cerca di contrattare con il venditore questo,
E poi, insomma, gli propone di cedergli la giacca, la sua giacchetta strucida, in cambio del vocabolario, al che il venditore, insomma, sostanzialmente glielo regala. Intenerisce e glielo regala. Sì, glielo regala. E lì, da lui comincia la scoperta delle parole e questa passione a cercare proprio per ogni parola il suo significato, perché lui era convintissimo che la dignità del lavoratore passasse da questa conquista della parola. Se ci pensi, con una trentina d'anni di anticipo, è il messaggio di Don Milani, quando Don Esatto, Milani esatto. insisterà molto su questo fatto del possesso della parola, dicendo che bisognava saperne almeno qualcuna in più di quelle del padrone, se volevi essere all'altezza anche di un dialogo, di un confronto, di una. E quindi ecco, questo elemento è stato fondamentale nell'opera di Di Vittorio ed è proprio anche testimonianza di una personalità straordinaria. Lui aveva una capacità comunicativa con le persone, un'empatia, credo poi mai più raggiunta dai dirigenti sindacali. Del resto, ricordavamo la sua scomparsa, Di Vittorio muore a Lecco e ovviamente la bara viene portata in treno per tornare a Roma e poi a Cerignola, e tutto il percorso di ritorno si trasforma in una cerimonia pubblica straordinaria, cioè in tutte le fermate del treno centinaia, migliaia di persone che vanno a rendere omaggio, in un'epoca in cui non c'era certo la televisione che facesse da eco, ma tale era la popolarità del personaggio che ricevette una manifestazione di cordoglio e di affetto straordinaria che è rimasta nella storia. Quanto è attuale il messaggio di Vittorio rispetto al significato, al senso dell'istruzione e rispetto al senso delle parole, del linguaggio, dell'impadronirsi del linguaggio? Sì, ma il significato e l'attualità è straordinaria. Io gli ho dedicato anche un saggio che il titolo proprio di Vittorio Maestro, proprio perché ho visto in lui le caratteristiche di chi ci lascia una lezione, un insegnamento profondo, che è questo della comunicazione come condizione essenziale anche della politica, del fare politica, come fare sindacato, che comunque è una parte della politica, cioè riuscire sempre a trovare la forza e la capacità comunicativa con l'altro, capacità di ascolto prima e poi capacità di comunicazione, di dialogo e soprattutto di dialogo empatico, cioè di questa capacità di sentirsi nella condizione della persona che tu puoi rappresentare. Di Vittorio, da questo punto di vista, proprio portava con sé questo dato, se vuoi anche della sua infanzia, molto dura, molto difficile. Come era la condizione del contadino nelle campagne pugliesi di quegli anni, fatta di sfruttamento, di orari terribili, e quindi anche di un bisogno di riscatto straordinario, e lui vedeva nella cultura, nell'istruzione, nel sapere questa grande condizione, e lo scriverà in Certo. tutti i suoi interventi, il tema dell'istruzione pubblica come una delle caratteristiche della nuova Repubblica nata dopo il fascismo, per lui è fondamentale e la rivendicherà sempre, anche nel piano del lavoro degli anni 50, la costruzione delle scuole per consentire a quelli che lui chiamava tutti i figli del popolo di poter essere istruiti, sarà un obiettivo fondamentale e peraltro anche in buona parte in quegli anni realizzato, perché poi arriveremo al 60 con la riforma della scuola media unica che aprirà davvero le porte a un mondo che era stato escluso da qualsiasi accesso alla cultura. Bene, ti ringraziamo e grazie per questo contributo utilissimo che tu ci hai dato. Grazie a te, grazie a voi.